So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, no. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella in modo che sarete avvisati ogni volta che ci sarà una mia uscita e così resterete aggiornati, ovviamente se vi fa piacere. Allora, e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, MikiMakeup79, ma come al solito sotto nell'info box trovate tutti i link di riferimento per i miei social, quindi vi aspetto anche là. Lì sono molto attiva su Instagram, quindi anche nelle stories, nella pubblicazione di immagini, foto, acquisti, haul, insomma avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale. Allora, questo, come avete capito dal titolo, è un video sui profumi del Dr. Taffy. Sono qui oggi per mostrarvene altri 4 della mia collezione e parlarvi di questi 4 in maniera un po' più specifica. Ovviamente ho preso appunti, come faccio sempre, in modo da essere più precisa e evitare di scordarmi qualcosa, anche perché sono molto scordarella, quindi per evitare quello ho preso appunti. Allora, i 4 di cui voglio parlarvi oggi sono questi, e sono macramè, agrumi e spezie, velluto vaniglia, note di mandorla e che è di ambra. Inizierei con questo, che ha la scatolina bianca con i decori gialli. Dietro c'è scritto: liscio e caldo ed elegante come il velluto più pregiato, è un profumo dal cuore dolce e rilassante di vaniglia e caramello che emerge da una nota di testa aromatica e resinosa di cardamomo. Si conclude con una lieve purezza di muschio bianco, quindi è un profumo dolce. La bottiglia ricorda la scatolina, quindi richiama i colori della scatola, e è un 35 ml, perché io ho preso tutti i 35 ml di Dr. Taffy. Vi ricordo che io li acquisto nella farmacia, li trovate anche sul sito della Dr. Taffy, ma io li acquisto in una farmacia perché li fa in offerta e quindi li pago di meno rispetto al prezzo del listino, insomma. Allora, gli accordi principali di questo profumo sono vanigliato, quindi che gli va a donare dolcezza e persistenza, perché la vaniglia solitamente nei profumi dona persistenza, aiuta ai profumi appunto ad essere più persistenti, e gli dona questa un profumo avvolgente, lo rende un profumo avvolgente e gourmand, appunto perché ricorda la dolcezza dei dolci alla vaniglia, appunto, e gli dà tutte queste caratteristiche, quindi lo rendono un profumo davvero molto dolce, buonissimo, cioè si sente tantissimo la vaniglia e a me personalmente piace da morire, quindi mi ricorda proprio i dolci fatti in casa, la pasticceria, è proprio un profumo gourmand questo, perché ti ricorda proprio la dolcezza e ti avvolge con questa vaniglia, con questo profumo di vaniglia che è meraviglioso. Poi al suo interno ha anche il caramello e appunto che lo rende ancora molto più gourmand, molto più gustoso, perché si sente ancora di più la dolcezza unita alla vaniglia e lo rende ancora molto ancora più dolce di un profumo che è soltanto vaniglia, ecco. Quindi ha dolcezza, ovviamente, quindi lo rende suave, delicato, e gli conferisce morbidezza, raffinatezza e persistenza appunto alla composizione del profumo. Poi ha un accordo muschiato, sempre gli accordi muschiati sono sempre e comunque molto persistenti come profumazione, quindi gli dà sostanza e profondità, quindi lo rende un profumo davvero molto profondo. Ma comunque ha anche un accordo talcato che ci evoca al tatto il profumo del borotalco, che è davvero quindi un connubio di dolcezza immensa. Quindi è del gruppo orientale vanigliato da donna e è stato lanciato nel 2014, a note di vaniglia, caramello, cardamomo e muschio bianco. Il cardamomo è una spezia, quindi anche i profumi speziati solitamente tendono ad essere caldi, essere avvolgenti,
e danno un carattere deciso, caldo e passionale alle profumazioni. Quindi questo è davvero un profumo, io lo trovo adatto in questo periodo perché è molto caldo, è molto sensuale, è molto avvolgente. Ha una profumazione davvero persistente. Non è un profumo che ti fa 8 ore, ovviamente, e dura 8 ore sulla pelle, però comunque, essendo anche piccolini, come ho già detto nella prima parte dei profumi di Dr. Tuffy, sono anche pratici e comodi da portare con noi e quando vogliamo una spruzzatina e via. Quindi questo è davvero molto caldo, è un profumo molto caldo. Quindi ha anche all'interno il muschio bianco, quindi è un profumo che dal cuore dolce e rilassante, no? E che ha una scia dolce perché rimane questa sensazione di questo profumo di dolcezza, rimane comunque, quindi rilascia questa scia molto dolce e rilassante, unito appunto grazie all'unione della vaniglia e il caramello, che emerge, ha una nota di testa che è aromatica e resinosa del cardamomo, appunto, che è quella parte un po' più speziata, un po' più. Quella parte speziata che comunque è comunque calda, perché questo è un profumo caldissimo, avvolgente, che si conclude con una lieve purezza del muschio bianco che va ad attenuare leggermente il tutto. Però è davvero un profumo particolarissimo, caldo, sensuale, bellissimo da indossare per chi ama la vaniglia. Questo è assolutamente da avere perché è la dolcezza fatta a profumo, cioè è meraviglioso veramente. Anche l'unione con il caramello trovo che ci sta veramente da Dio. E quindi questo è uno dei profumi che preferisco di Dr. Tuffy, anche perché io sono amante delle profumazioni alla vaniglia, quindi è davvero fantastico questo qua. Poi abbiamo un altro profumo che per me è molto adatto in questo periodo, che è appunto il macramè e agrumi e spezie, perché appunto è un profumo con dentro sia gli agrumi che le spezie, che sono comunque calde e rendono il profumo molto caldo. Quindi dice: la fitta trama di macramè cattura e attrae lo sguardo, mentre un caldo e seducente profumo di gardenie, pacioli e coriandolo racconta una storia lontana ed integrante. È una fragranza unica che imprime il suo carattere di spezie e dolci agrumi. La confezione è fatta bianca con i ricami che sono laminati arancio, e che ricorda comunque anche l'autunno, l'inverno, i colori caldi, e ovviamente anche lo ritroviamo la stessa fantasia sul davanti del profumo. Quindi è una fragranza che imprime il suo forte carattere di spezie. Si sente moltissimo, e dolci agrumati, quindi è un insieme di spezie e dolci agrumati comunque, quindi sempre comunque molto freschi. Le note olfattive sono la gardenia, che la gardenia è un profumo caldo e avvolgente, è un fiore che comunque cresce soprattutto nei luoghi dove c'è caldo e dona un benessere olfattivo, è comunque un profumo, un fiore che si fa riconoscere, molto si distingue dagli altri. Poi ha le note agrumate che appunto conferiscono al profumo la freschezza degli agrumi, la freschezza, no? E si sente che è un profumo agrumato. Al patchouli è una nota legnosa che tende a ricordare la terra, ma che ha sfumature fruttate, quindi si lega perfettamente appunto alle note degli agrumi. E poi troviamo il coriandolo. Troviamo il coriandolo che comunque ha un profumo molto forte, veniva usato dagli antichi egizi come medicinale, appunto perché ha comunque è un antisettico, è tonificante e dicono anche che tende ad essere una profumazione afrodisiaca, quindi anche questo lo rende molto caldo. Agrumato, quindi che gli dona questa freschezza e lo rende un profumo stimolante, anche perché al suo interno appunto il coriandolo, che come vi dicevo è una profumazione abbastanza forte, ha una spezia molto forte e quindi lo rende davvero una profumazione molto stimolante per i nostri sensi.
E poi in più, avendo al suo interno anche il patchouli e il coriandolo, che comunque sono delle spezie, conferiscono un carattere deciso a questo profumo, lo rendono caldo e passionale, quindi davvero buonissimo e perfetto, come vi dicevo, per questa stagione. Le prime note, quelle che andiamo a sentire, ovviamente sono quelle agrumate, che però dopo un po' svaniscono e lasciano quell'aspetto dolce, quell'aspetto speziato, legnoso, che lo rende davvero un profumo davvero particolare e buonissimo. Quindi anche questo buono, 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 veramente da avere. Comunque sotto vi ricordo nell'info box che vi lascio i link della Dottor Taffi per questi profumi, così potete andarli a vedere, a leggere, ce ne sono tantissimi. Ahimè, nella farmacia dove vado io non ci sono tutti, ma spero che arrivino, perché voglio assolutamente prenderli tutti. Sono davvero meravigliosi questi profumi. Poi, come dicevo, si possono prendere in offerta, pagarli a un piccolo prezzo, ma anche comunque a prezzo pieno, che sono 12,50 euro, mi sembra, sul sito della Dottor Taffi, per un profumo che è così particolare, è così buono, e comunque gli ingredienti al suo interno sono stati lavorati in maniera naturale, quindi è un profumo davvero da avere, meraviglioso, a un prezzo piccolissimo. Poi adesso vi parlo di un altro profumo sempre adatto in questo periodo e che amo alla follia. Veramente questo è uno dei miei preferiti, e questo è Taffeta Note di Mandorla. Eccolo qua. La scatolina ce l'ha simile a questo qua, macrame, agrumi e spezie, perché entrambi sono laminate, però questa è dorata. Vi leggo prima qua quello che dice: è elegante luminosità, la rotonda dolcezza della mandorla scintilla sul taffeta dorato, scoprendo un'anima fiorita di rose, mughetti e gelsomino che favolosa svela un lieto fine di ambra e vaniglia. Meraviglioso, quindi è un profumo molto molto ricco anche questo. La bottiglia ricorda sempre la scatola, perché questa è pure un'impronta del Dottor Taffi, che lo fa con tutti i suoi profumi. 35 ml. Gli accordi principali sono floreale bianco, e quindi questo gli dona freschezza, lo rende un profumo molto femminile e sofisticato. È veramente qualcosa di meraviglioso. E al suo interno ha questi fiori che sono tipicamente usati, cioè tipicamente sono dei fiori primaverili, perché al suo interno, come dicevo, ha il mughetto, la rosa e il gelsomino, che comunque solitamente sono fiori primaverili, e quindi lo rendono un profumo molto intenso. Si sente che ci sono gli accordi floreali, che sono intensi al suo interno. Gli accordi vanigliati, quindi gli conferisce una nota dolce e persistente e avvolgente, ovviamente, come già vi ho detto, perché è una caratteristica degli accordi vanigliati questa. Floreale, perché davvero si sente tantissimo che è un profumo molto floreale, gli dà femminilità, è davvero un profumo molto femminile. La rosa al suo interno, lo rende anche leggermente fruttato. Si avvicina molto cioè, gli dà questa sensazione di freschezza che lo avvicina anche molto al sentore del fruttato. Poi ha la mandorla, che è suave, lo rende suave e delicato, e gli dona morbidezza e raffinatezza. È davvero un profumo molto raffinato. E lo stesso per quanto riguarda l'accordo principale, uno degli accordi principali, che è l'ambra. E quindi anche questo dona la raffinatezza, lo rende vellutante, caldo e sensuale, è davvero meraviglioso. Quindi fa parte del gruppo floreale fruttato, come vi dicevo, appunto, perché la rosa si avvicina un po' alla caratteristica, alla freschezza fruttata. Fruttato gourmand, lanciato nel 2014. Le note di testa è la mandorla, il cuore è il mughetto, gelsomina e rosa, la base è l'ambra e la vaniglia, che gli donano la dolcezza, che comunque quella rimane, è la nota che rimane più a lungo tra tutte. Al suo interno, dicono comunque sul sito, c'è scritto anche che ha i frutti di bosco, e quindi anche questo lo rende fruttato, accattivante e davvero molto gradevole, molto dolce all'impatto.
È davvero un profumo buonissimo, è molto dolce, è molto particolare perché vengono unite perfettamente sia la freschezza della frutta, dei frutti di bosco, della rosa, la sensualità dei fiori e la dolcezza alla fine della mandorla e della vaniglia, lo rendono davvero un profumo super particolare, super buonissimo, è molto dolce, è davvero molto persistente e tra tutti questo sicuramente è quello che amo più di tutti, molto particolare e buonissimo, quindi questo assolutamente è da avere, cioè, vi assicuro che questo è amore puro questo profumo, infatti dopo me lo metto, lascio qua perché me lo voglio mettere per uscire. Poi, come ultima profumo per oggi, vi parlo di Candy Ambra. All'interno ha l'ambra verde, lo ricorda anche la scatolina che è bianca con i decori verdi, e c'è scritto un aroma intenso, unico e raro come l'ambra verde, che dona note dolci, fruttate e fiorite. Si uniscono a un soffio di ambra e muschio per avvolgere elegantemente i sensi come un drappo di seta che scivola sensuale e seduttivo per tutto il corpo. Anche questo è meraviglioso, anche questo mi piace da impazzire. Mamma mia, la bottiglia richiama ovviamente la scatolina, il verde, quindi le note olfattive sono al suo interno al pompelmo che va a donare al profumo freschezza e lo rende stimolante all'olfatto. Si sente all'inizio che c'è questa piccola parte agrumata. E poi alla magnolia, che solitamente ha un profumo inebriante, fresco comunque, che ricorda un po' il limone. Infatti si unisce perfettamente al pompelmo e gli donano questa freschezza. Poi ha il gelsomino, che dona ovviamente l'aspetto fiorito al profumo, lo rende femminile e sofisticato. È un fiore che ha un profumo intenso, quindi gli dona questa parte fiorita molto intensa, che anche lui è un fiore delle regioni tipicamente calde, e dalle sfumature balsamiche, quindi anche questo si lega perfettamente con gli accordi freschi, che quello del pompelmo e appunto della magnolia, che si ricorda un po' il limone, quindi si legano perfettamente. Il tutto poi scivola dolcemente alle note dell'ambra, che sono calde e sensuali, però facendo parte, cioè al suo interno ha appunto l'ambra verde, che è diversa dall'ambra grigia, che ricorda più le piante, quindi riporta più alla freschezza, riporta più al sentore della terra, delle foglie, quindi è verde come profumo, è un profumo verde, infatti hanno azzeccato a mettercelo sulla scatola. Però comunque l'ambra è sempre comunque calda, quindi gli dona comunque questa intensità, questo calore. Questo è un profumo intenso e persistente anche grazie al muschio, che dona sostanza e profondità al profumo. Essendo un profumo verde, però ci sono diversi tipi di profumi verdi: ci sono quelli freschi e leggeri, oppure ci sono quelli balsamici e ciprati, e questo fa parte di quelli balsamici e ciprati, appunto perché dentro al suo interno andiamo a trovare l'ambra, il muschio, troviamo la magnolia, e quindi lo rendono un profumo balsamico, e quindi, come vi dicevo, lo rendono un profumo balsamico e cipriato, e quindi è un profumo comunque raffinato, vellutante. Ha questo profumo vellutante perché all'interno ha comunque questi bouquet di fiori che sono balsamici, quindi degli odori particolari, perché al suo interno questo contrasto tra la parte più fresca, che è quella là che magari dona il pompelmo, la magnolia, che hanno questi sentori che ricordano molto il limone, alla profondità del muschio. Poi ha comunque queste note floreali e speziate che si legano all'ambra e quindi lo rendono davvero un profumo molto particolare, cipriatissimo, e cioè da avere, anche questo è davvero particolarissimo, ha questo sentore balsamico, cioè è fresco perché ha comunque un profumo leggero rispetto agli altri che magari sono un po' più forti, però è davvero molto buono e particolare.
E io me ne sono innamorata veramente dei profumi di Dr. Taffico. Ringrazio la mia amica Sara del canale Il Mondo di Sara per avermeli fatti scoprire, perché sono davvero dei profumi fantastici, buonissimi, molto particolari. Poi, come vi dicevo, al suo interno gli ingredienti sono lavorati in maniera naturale. Ovviamente l'ince è quello che è per tutti i profumi, non è che troviamo profumi bio, però questi gli ingredienti sono lavorati in maniera naturale, quindi questa è una cosa in più. Infatti non sono testati sugli animali, per questo infatti vengono venduti anche nelle farmacie. Ma sono davvero dei profumi buonissimi e io ne ho altri che vi mostrerò in un prossimo video. Ma sicuramente tra questi quattro ci sono i miei preferiti, perché poi io tendo ad amare molto di più le profumazioni calde. Mamma mia, Noria di Mandorla è magia pura, assolutamente. Quindi tendo ad amare le profumazioni invernali, le profumazioni più calde, più orientali, comunque con dentro la vaniglia e tutti questi accordi davvero meravigliosi. Quindi questi erano i miei quattro Dottor Taffi di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Se è stato così, mi raccomando, mettete un bel like, condividete il mio video. Sono un canale piccolo, sto cercando di crescere. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, trovate il tastino proprio sotto al mio video. Attivate la campanella così da essere sempre aggiornati sulle mie uscite. Vi aspetto anche su Instagram. MikeMakeup79, io come al solito vi ringrazio, vi mando un bacione grande con i miei amati profumi e se volete ci vediamo nel prossimo video. Models pop.